Buongiorno ed eccoci qua con una nuova ricetta. Prendete un paese della Sicilia negli anni 60. Prendete una famiglia di emigranti, prima emigra il papà, poi la mamma, poi tutti insieme. Prendete un po' di sonni, mescolateli bene, fateli crescere e poi frantumateli un po' per volta, frantumateli in modo che non ci sia più nessuna traccia. Seguite questa storia per circa 40 anni e avrete il libro. Di quale libro sto parlando? Sto parlando di Emigrante per sempre di Karen Grao. Edito dalla Baldini Castoldi. Cercherò di essere breve, anche se questo libro mi è piaciuto molto, avrei da dire tantissimo. Inizio dallo stile, che è uno stile italiano misto a siciliano, ma leggibilissimo, molto bello, molto godibile. Parla di appunto una famiglia di migranti, parla di donne forti, di donne che trainano la famiglia, che trainano in qualche modo il paese, che vanno avanti, fanno da apripista per tante cose. Parla di donne che lottano, di donne che hanno dei sogni. Cercano di realizzarli, purtroppo non sempre è possibile. Nella maggioranza delle volte, in questo caso, non riescono, ma non demordono. Cadono, si rialzano, fanno fatica, magari zoppicano, ma continuano. Dovevo essere breve, quindi termino qui. Vi leggo solo un estratto. E Rosa, che è una delle amiche della protagonista Lina, che dice: "Non sono gli altri a trattarmi da straniera. Sono io che ho attraversato troppi luoghi e troppe tribù per poter scegliere di appartenere a una sola. Non ho bisogno di loro, non più. Sono straniera e sono libera, sono figlia del mondo. Sono una migrante, Lina, e lo sei anche tu, che ti piaccia o no. Chi è stata migrante, resta migrante per sempre." Buona lettura con Chiara Ingrao, Migrante per sempre, Baldini Castoldi.